La piazza è tra le più famose d'Italia ed è ritratta nelle immagini di Gabriele Basilico e anche Marina Ballo Charmette. Sono le immagini di Piazza Duomo, il nucleo della mostra ospitata al Museo del Novecento di Milano e visibile fino al 28 febbraio 2016. Milano, Piazza Duomo, il titolo della rassegna. È tornato nella sua Ferrara uno dei suoi figli più illustri, forse il più illustre almeno dei tempi recenti, con i dipinti appunto che Giorgio De Chirico vi realizzò 100 anni fa. Si chiama Metafisiche e Avanguardie, la mostra ospitata fino al 26 febbraio naturalmente a Palazzo dei Diamanti, la grande retrospettiva che la città emiliana dedica all'inventore della cosiddetta pittura metafisica. Gli architetti dell'Orchid Studio e di Structure Mode hanno costruito un centro sociale urbano nel cuore di Sinovquil, realizzato attraverso dei getti di calcestruzzo contenuti da una particolare cassa forma. Uno stampo in tessuto leggero ad uno scheletro in legno sono stati fissati degli ampi teli in tessuto e al loro interno è stato rilasciato il getto di calcestruzzo. Una tecnica semplice nella realizzazione ma altamente complessa nello studio della struttura che ne sarebbe derivata. Un marchio produttore di abbigliamento per bambini ha deciso di trasferire i suoi uffici di Tallinn in una ex fabbrica di epoca sovietica e ha affidato il progetto allo studio Camp Architected. I 1100 metri quadrati e l'altezza di 8 metri della preesistenza sono stati rivoluzionati, creando una vera e propria oasi tra stanze di legno e alberi, quasi una foresta permanente. Ora la vegetazione è artificiale, ma presto sarà sostituita da vere piante in attesa che assumano un'adeguata dimensione. Sono situazioni climatiche ma anche ambientali estreme quelle che si trovano quando si accinge a costruire, a progettare qualcosa nel mezzo delle Alpi. È successo a Montescuta in Slovenia. Vediamo il nuovo bivacco modulare che si ispira all'architettura vernacolare del luogo.